Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Questo è un reading vlog e già lo sappiamo dal titolo del video. Piccolo disclaimer, questo video sarà pieno zeppo di spoiler, parlerò liberamente della trama di Uomini e Topi, ma se non volete saperne niente potete andare direttamente alla fine per vedere la mia recensione finale senza spoiler. Buona visione! Allora, qualche mese fa ho acquistato questo gioiellino e penso che sia arrivato il momento di leggerlo. Oggi è venerdì 7 aprile, il venerdì santo, e voi siete la mia unica compagnia perché mio marito è andato a trovare i suoi genitori, sono da sola con i miei cagnolini. La giornata è un po' grigia e ho molta voglia di iniziare una nuova lettura. Leggiamo insieme la carta di copertina. La storia di un'amicizia profonda tra due uomini, due braccianti stagionali in California che condividono un sogno. George Milton si occupa da sempre con ferma dolcezza di Lenny Small, un gigante con il cuore e la mente di un bambino. Il loro progetto, mentre vagano di ranch in ranch, è trovare un posto tutto per loro a Hill Country, dove la terra costa poco, un posto piccolo, giusto qualche acro da coltivare e poi qualche pollo, maiali, conigli. Ma la loro speranza, come i migliori progetti predisposti da Uomini e Topi, Anvers e di Burns, sono destinate a sbriciolarsi. Il ritratto di un'America soffocata dalla crisi e di un'umanità gretta e gelosa nella drammatica rappresentazione di un maestro della letteratura. Scritto nel 1937, destinato a un pubblico di uomini semplici come George e Lenny, Uomini e Topi è una breve storia ricca di dialoghi, un piccolo gioiello di scrittura, pensato da Steinbeck per essere messo in scena in teatro e al cinema. E così è successo, sul grande schermo e a Broadway. Ma Uomini e Topi resta prima di tutto un romanzo indimenticabile. Questa edizione propone una nuova traduzione di Michele Mari, un racconto di impegno, solitudine, speranza e perdita, che resta uno dei libri più letti e più amati della letteratura mondiale. Mi intriga tantissimo, non vedo l'ora di leggere questo libro. Allora, quello che farò è aggiornarvi ogni 50 pagine, quindi leggo 50 pagine e poi vi faccio un resoconto di quello che sta succedendo e di che cosa sto capendo. Visto che tra poco devo uscire, mi accingo. Faccio del mio meglio per risparmiarvi il caos che in questo momento domina sulla mia scrivania e andiamo a segnare insieme la fine della prima tappa, l'inizio della 51esima pagina. Ho scelto di utilizzare questi sticker, ho scelto questo colore perché era quello che si abbinava meglio alla copertina. Il libro conta neanche 150 pagine, quindi sono più o meno 139 pagine, i caratteri sono abbastanza comodi e anche l'interlinea. Io sono pronta a questo punto per iniziare, ho anche il mio segnalibro, eccolo qui. Questo è il segnalibro che accompagnerà la mia lettura. Non leggerò l'introduzione perché sinceramente dopo Bruges la morta ho paura di rovinarmi tutto, quindi passiamo direttamente al capitolo 1. Hello. Can't shake the simple.
Stand on the opposite shore. Hello, Mona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Ecco miei amici, sono tornata a casa, sono passate più o meno 3 ore da quando sono uscita, ho pranzato fuori, ho fatto un salto in libreria. Secondo voi ho comprato qualcosa? Assolutamente sì, non ho potuto resistere, ho comprato alcuni libri nuovi ma non ve li faccio vedere perché è da un po' che non giro, un bel book haul, quindi ne uscirà uno nuovo prossimamente qui sul canale. Adesso mi preparo una bella tisana e mi rimetto a leggere per poi aggiornarvi sulle prime 50 pagine di Uomini e Topi. Hello, Mona. I mistook you for a dream. Eccomi per un breve aggiornamento. Sono andata un tantino troppo avanti, infatti sono a pagina 64, sto per iniziare il capitolo 3. Allora vi spiego che cosa succede in queste prime 64 pagine. Questa prima parte introduce il contesto della storia. Siamo in un ranch in California durante la Grande Depressione degli anni 30. Due braccianti, George e Lenny, arrivano a questo ranch dove lavoreranno. George è un uomo piccolo e astuto, molto attento ai minimi particolari, mentre Lenny è grande e molto forte, ma anche ingenuo, molto spontaneo, quasi infantile e ha qualche problema cognitivo e comportamentale. L'uno è l'opposto dell'altro in tutto, ma si capisce che sono amici e che condividono un sogno, quello di trovare un posto per loro, qualche acro da coltivare. Entrambi hanno appena trovato questo nuovo lavoro e incontrano i suoi colleghi del ranch, tra cui il loro capo, un uomo anziano che all'inizio si arrabbia con Lenny a causa del suo aspetto, diciamo, imponente. E ha un figlio che si chiama Curly. Sembra un uomo aggressivo, autoritario, anche lui se la prende con Lenny fin dall'inizio. George e Lenny incontrano anche Slim, un altro lavoratore, un uomo molto simpatico, molto amichevole. La mia sensazione: questi due combineranno dei guai, soprattutto Lenny. Per il momento è soltanto una sensazione, ma non lo so, sono un po' preoccupata per loro. Sono pronta per andare a dormire e volevo farvi vedere un'altra lettura che sto portando avanti negli ultimi giorni. In realtà l'ho iniziata ieri e si tratta di La casa olandese. Questo libro è in portoghese, ce l'ho in questa edizione speciale. E, insomma, l'ho iniziato ieri, come vi dicevo prima, ne ho lette, non lo so, una ventina di pagine, sì, 23 pagine. Guardate che bello questo segnalibro. E so poco niente della trama, ma va bene così, voglio
lasciarmi sorprendere da questo libro che era nella mia TBR del 2023 perché mi attendeva, mi aspettava da un bel po' sugli scaffali della mia libreria. Vorrei passare tutto il tempo a leggere, ma non è possibile perché sto studiando, sto preparando un esame di glottologia e linguistica. Ho studiato stamattina dalle 9 alle 11 più o meno. Adesso vado a preparare qualcosa da mangiare per poi leggere durante tutto il pomeriggio. Ciao amici, è il giorno dopo, è mezzogiorno, sto pranzando e sono ancora in pigiama, ma vi devo cambiare perché avevo intenzione di leggere durante tutto il pomeriggio, ma in realtà devo uscire per comprare due uova di Pasqua e due regali di compleanno, quindi mi devo dare una mossa, finisco di mangiare per poi uscire. Sono tornata a casa, ho preso le uova di Pasqua e i regali di cui vi avevo parlato. Non ve li faccio vedere perché i miei amici e i miei familiari potrebbero guardare il video, anche se probabilmente condividerò questa puntata dopo la Pasqua, questo reading vlog dopo la Pasqua. Però ho comprato qualcosa anche per me, ve li faccio vedere. Sono passata da Natura, un brand brasiliano che mi piace molto. Utilizzano imballaggi ecologici, non testano sugli animali, i prodotti sono vegani. E ho preso questa crema mani a base di cotone, e questo sapone liquido e questa crema corpo alla mora. Ma come si dice jabuticaba in italiano? Non lo so, ma si tratta di un frutto esteticamente molto simile all'acino dell'uva. La jabuticaba è una pianta tipica del Brasile e il frutto nasce e cresce direttamente sul tronco e sul corpo dei rami anziché alle loro estremità. Sono molto contenta dei miei acquisti, ma LOL è finito, torniamo a noi, parliamo di uomini e topi. Volevo dirvi che sto per cominciare il capitolo 4. Il terzo capitolo offre una panoramica dei personaggi del ranch, ognuno con le loro caratteristiche, desideri e motivazioni personali. Il personaggio di Candy, ad esempio, viene sviluppato in questo capitolo, un uomo anziano che ha perso una mano ed è affezionatissimo al suo cane. Tra l'altro, piccola parentesi, non ho ancora superato quel che è successo al cane. Gli altri lavoratori hanno deciso di sparargli semplicemente perché è vecchio e morente. Il pretesto era quello di liberarlo dalla sofferenza, dalla vecchiaia, ma in realtà non lo sopportavano perché puzzava, poverino, sono arrabbiatissima, mi chiedo perché, ma perché? Lasciamo perdere. Un altro personaggio molto interessante è quello di Slim, un lavoratore di cui vi ho già parlato, che capisce subito la natura del legame che unisce George e Lenny. C'è anche la moglie di Curly, non mi ricordo come si chiama, è una donna seducente. Si capisce che si sente trascurata dal marito e cerca l'attenzione degli altri uomini del ranch, il che la rende impopolare tra i lavoratori che ovviamente non vogliono avere problemi con Curly. Il capitolo si chiude con uno scontro tra Lenny e Curly.
perché Curly inizia a picchiarlo e lui, che non comprende appieno la sua forza, reagisce in un modo un po' eccessivo, diciamo, schiacciandogli la mano. Ah, sono molto curiosa di andare avanti, vediamo che cosa succederà dopo questa lite. Ho una sensazione molto strana, nel senso che la lettura è scorrevolissima, facile come bere un bicchiere d'acqua. Ma da un lato voglio andare avanti, dall'altro ho paura. Ho paura perché penso che finirà molto male. Vedo George che cerca disperatamente di proteggere Lenny, ma non so se riuscirà a farlo a lungo. Mi sono molto affezionata a questi due amici. Lenny sembra un bambinone che non crescerà mai. Vuole soltanto essere felice in una bella fattoria con i suoi conigli, accarezzarli, mentre George continua a stare con lui, a prendersi cura di lui, anche se in molti punti si lamenta perché è già stanco, non è facile. Parla di come la sua vita potrebbe essere migliore senza di lui. Allo stesso tempo gli vuole bene, quindi è difficile. Bene, io vado avanti, porto avanti la lettura e vi aggiornerò prossimamente. Allora, ho appena finito di leggere Uomini e topi e non so se si vede dalla mia faccia, ma stavo piangendo. Sinceramente, io allibita, ragazzi, cioè non mi aspettavo il lieto fine, ma sono sconvolta, sinceramente, non me lo aspettavo questo finale. Non so nemmeno che cosa dirvi, sinceramente, penso di aver bisogno di dormirci sopra. Ho bisogno di riflettere un po' prima di dirvi qualcosa, prima di condividere la mia recensione finale, quindi ci rivediamo domani. Ciao amici, parliamo finalmente della conclusione di questo libro. Allora, in un dato momento, negli ultimi capitoli, Lenny si allontana dagli altri lavoratori per giocare con un cucciolo. Gli piace molto accarezzare animaletti come conigli, cuccioli e anche topi. Penso che per questo motivo il libro si intitoli Uomini e topi, perché Lenny prende costantemente questi topi per coccolarli. Il problema è che li afferra troppo forte e finisce sempre per ucciderli. Nel tentativo di giocare con questo cagnolino, lo stringe con troppa forza e lo uccide. Si fa prendere dal panico e proprio in questo momento arriva la moglie di Carly. Lei comincia a parlare con lui, parla un po' del più e del meno e lo invita a toccare i suoi capelli. Lenny lo fa, ma la sua forza la fa urlare. Lui si spaventa e nel tentativo di zittirla la uccide accidentalmente. Scappa verso il fiume dove George aveva detto di incontrarsi in caso di guai e infatti George lo raggiunge dopo un po' di tempo, ma George sa che purtroppo la situazione è senza speranza ed è costretto a prendere una decisione che mi ha strappato il cuore. È
Straziante il fatto che, nonostante tutti i suoi tentativi, George abbia dovuto fare quello che ha fatto. Il finale di questo libro non è come quello delle favole, anzi, è molto amaro e devastante. Ma passiamo adesso alla mia recensione senza spoiler. Uomini e topi è un romanzo breve ma molto intenso ed emozionante che parla della natura umana attraverso la lente della Grande Depressione americana degli anni 30 del Novecento. La trama segue la vita di due braccianti agricoli, due amici, e mette in luce la situazione economica di quegli anni, riflettendo sull'impoverimento e la disillusione di tanti americani che lottavano per sopravvivere. Parla di giustizia, discriminazione, disuguaglianze e lo fa in un modo indescrivibile. I personaggi sono ben sviluppati e le loro interazioni sono molto realistiche e coinvolgenti. L'ho divorato in 2 giorni, mi ha preso fin dall'inizio. È un romanzo che potete sicuramente leggere d'un fiato perché la penna di Steinbeck ti fa entrare fin da subito all'interno della storia. È una lettura stupenda che ti riempie di speranza per poi disilludere tutte le aspettative che tu ti avevi fatto. Mi è piaciuto molto, soprattutto per l'affetto, l'amicizia, l'empatia dei protagonisti e anche per lo stile di scrittura dell'autore. Ve lo consiglio, ma preparatevi i fazzoletti e non aspettatevi il lieto fine. Sinceramente, non sono ancora riuscita a superare questo finale che mi ha fatto piangere tutte le mie lacrime e mi ha lasciato completamente devastata. Detto questo, fatemi sapere se avete letto, se leggerete Uomini e Topi. Vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine, spero di avervi piacevolmente tenuto compagnia. È stato molto bello poter leggere questo capolavoro insieme a voi. Spero che il video vi sia piaciuto, come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Spero che abbiate trascorso una buona Pasqua e una buona Pasquetta. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!